Prima di concludere, vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alla Bamako Dakar, una gara ciclistica dove non c'è classifica e a trionfare la generosità. Il servizio è di Monica Matano. Si è appena conclusa la seconda edizione della Bamako Dakar, più nota come Tour Silenzioso della Solidarietà. La manifestazione organizzata dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, ha voluto anche quest'anno valorizzare le potenzialità dello sport, inteso come strumento di crescita e di aggregazione al servizio dei paesi meno sviluppati. Un tour senza classifica, privo di competizione, che ha visto 22 ciclisti italiani e africani pedalare insieme lungo un suggestivo itinerario della fratellanza e della solidarietà. 7 lunghe tappe per un totale di 1500 chilometri, percorsi sotto i raggi impietosi di un sole caldissimo, che hanno condotto questi generosi e sensibili alfieri della collaborazione dal Mali al Senegal per mostrare i risultati già raggiunti in favore delle popolazioni meno ricche e fortunate. Generatori di elettricità, case di solidarietà, centri di formazione per operatori sportivi sono le testimonianze concrete degli interventi promossi dalla WISP, tutti finanziati attraverso la Bamako Dakar. Un impegno duro, effettuato senza colpi di gran cassa, ma con fattiva riservatezza, senza enfatiche celebrazioni, ma con solerte operosità, in silenzio, confortati soltanto dalla gratitudine delle popolazioni africane e dallo splendido sorriso di tanti bambini pronti per essere avviati all'attività educativa delle palestre. Una bella pagina, scritta con disinteresse e passione, per celebrare i valori universali dello sport e per sottolinearne le straordinarie potenzialità sociali.